Ciao a tutti, benvenuti nella prima edizione del videogiornale a cura della redazione La Nuova Corrente dell'ufficio stampa del Liceo G.D. Cassini di Sanremo. Ma cominciamo subito. In questa puntata vorremmo affrontare la discussa tematica della legalità e avremo l'intervento di Matteo Luppi, Paolo Borrometi, il ministro Andrea Orlando, Stefania Cugge e Federica Angeli. Matteo Luppi, attuale volontario di Libera ed ex referente regionale, in questa intervista di Sara Brusco ci esporrà la sua opinione riguardo comportamenti mafiosi in situazioni a noi vicine. Ognuno di noi, dice Libera e dice il suo fondatore Don Luigi Ciotti, ha un compito nel contrasto alle mafie. Il compito di un'associazione come Libera è quello di aiutare appunto la società civile a capire quali siano gli antidoti per conoscere l'infiltrazione mafiosa, contribuire quindi attraverso l'attenzione con la buona stampa, attraverso l'informazione ai fenomeni mafiosi. Battersi contro le indifferenze, l'indifferenza delle istituzioni, l'indifferenza della società organizzata, l'indifferenza dei cittadini verso il fenomeno. Cioè la mafia è forte laddove è grigia la società che sta intorno. Quando di fronte c'è la mafia, comunque l'alleanza con l'organizzazione mafiosa è sbagliata. È evidente che ancora una volta ci troviamo di fronte alla difficoltà di tante persone che a fronte delle fatiche di uno Stato, di una società di dare delle risposte efficaci ai propri disagi, li va a trovare da un'altra parte. Però piuttosto si denunci, si faccia tutto quello che si può attraverso la stampa, attraverso la democrazia che è viva nel nostro paese, quindi l'associazionismo, per evitare di arrivare nelle mani e in braccio ai mafiosi, perché i mafiosi poi chiederanno sempre in cambio qualcosa di più grave, di più pesante, che inquinerà definitivamente la nostra vita. Ma ricordiamoci che la nostra giurisdizione, purtroppo nata nel sangue di tante vittime, cito Pio La Torre, il generale Dalla Chiesa, tanti giornalisti anche che si sono battuti contro le mafie, è una legislazione efficace in tema di confisca dei beni ai mafiosi e ai corrotti, in tema di testimoni di giustizia e quindi di sostegno ai testimoni di giustizia, in tema anche adesso appunto di contrasto alle mafie internazionali e quindi alla scoperta delle finanze, diciamo, depositate all'estero. Quindi una serie di misure che, come ci insegnava il giudice Falcone, ci consentono di dire che uno dei metodi più efficaci per condannare un mafioso e andare a tracciare il puzzo del denaro. A proposito di ciò che tutti noi possiamo intraprendere per far valere la legalità partendo dal nostro quotidiano, ascoltiamo ora le parole di Paolo Borrometi, che abbiamo registrato durante l'incontro a Cesena dello scorso aprile, in occasione del concorso nazionale Fare il giornale nelle scuole, promosso dall'Ordine dei giornalisti. Falcone diceva anche che la mafia ha avuto la sua genesi, il suo sviluppo e avrà anche una fine. Quella fine però è una fine, soprattutto in Sicilia, soprattutto al sud, in Calabria, in Campania, culturale. Noi siamo un popolo, noi siciliani, noi siamo un popolo di più o meno 5 milioni di persone, che per troppo tempo siamo stati succubi di più o meno 7.000 mafiosi che sono condannati per mafia. E in che modo siamo stati succubi? Siamo riusciti a eleggere due presidenti della regione, io faccio politica, non mi frega nulla, lo dico giornalisticamente, che si chiamano Totò Cuffaro, che è stato in galera per mafia, e Raffaele Lombardo, che è stato condannato in primo e in secondo grado con l'aggravante mafiosa. Oggi Totò Cuffaro esce dalla galera e organizza dei convegni come questi, dove decine, centinaia di siciliani vanno ad ascoltare la sua esperienza, e lui fa pure il martire dopo essere stato in galera. Finché non cambieremo questa cultura, e allora la mafia e soprattutto l'atteggiamento mafioso, che è peggio della mafia, non la sconfiggeremo mai. Questa cosa la dobbiamo sentire dentro, ragazzi, soprattutto voi
che non siete il futuro di questo paese, voi siete il presente di questo paese. Lo dovete avere ben chiaro, perché già ammettere che siete il futuro vuol dire allontanare da voi le vostre responsabilità. E allora, quando prenderemo questa presa di coscienza, scusa il gioco di parole, probabilmente avremo iniziato a sconfiggere le organizzazioni mafiose. Prima di procedere con l'intervento del ministro Andrea Orlando, una piccola pausa pubblicitaria. Ciao, siamo la serissima redazione dell'ufficio stampa del Liceo Cassini di Sanremo. Ora conosciamo da vicino i più eminenti componenti. Francesco Toti, l'ex direttore e figura di spicco per serietà. Tommy Boom, l'attuale direttore dall'indiscutibile autorevolezza. E soprattutto i vice direttori Riccardo e Sara, esempi illuminanti per tutto il gruppo. E ora che potete considerarci degni di fiducia e attenzione, seguiteci su tutti i social. Ora sentiamo l'opinione del ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando, che lo scorso anno il nostro inviato Francesco Toti ha avuto l'onore di intervistare a seguito di una conferenza tenutasi al Teatro del Casinò di Sanremo. Buongiorno a tutti, sono Francesco Toti dell'ufficio stampa del Liceo Cassini e oggi intervisteremo il ministro della giustizia, il signor Andrea Orlando. Buongiorno signor ministro. Buongiorno. Che messaggio può dare ai giovani affinché riacquistino fiducia nella gestione della giustizia? Che abbiamo un sistema che girino, che guardino nel resto d'Europa, nel mondo, che abbiamo un sistema che funziona male nei tempi ma che ha un complesso di garanzie che in pochi altri ordinamenti si riscontrano. Abbiamo fatto dei progressi per migliorare i tempi, bisogna farne ancora altri, però ricordiamo sempre che il Costituente, quelli che hanno immaginato il nostro sistema giudiziario, è stato molto lungimirante. In Italia è più difficile che un innocente vada in carcere che in qualunque altro paese del mondo. È un paese che ha abolito molto tempo fa la pena di morte, questo è un fatto molto importante. Naturalmente è un paese che ha ancora grandi problemi anche nel funzionamento della giustizia, che però sta facendo alcuni progressi. Collegandoci alle parole del ministro, abbiamo intervistato il magistrato che, in funzione di pubblico ministero, si è occupata del caso Cogne, Stefania Cugge, intervistata da Tommaso Marmo e Riccardo Farina. Alcune volte si sente dire dal comune cittadino: lo hanno arrestato e dopo 2 giorni è già fuori. Ma per questo perché? Perché chi non è, e quindi il problema è: la legge punisce effettivamente il delinquente? Sì, lo punisce, perché a fronte di determinate condotte che vanno contro le regole della convivenza civile ordinaria, il legislatore risponde con la sanzione penale. Però esistono altrettanti strumenti, sempre previsti dal nostro sistema legislativo, che pur a seguito di un processo di applicazione di una sanzione anche detentiva, in realtà il soggetto non entra in carcere. È un sistema, da un lato, di garanzia anche per chi magari si trova alla prima esperienza di condotta illecita, per cui il legislatore prevede che chi è al primo processo, diciamo così, si può e ha tenuto, ad esempio, ha riconosciuto di aver sbagliato. A questo punto, diciamo, il sistema vuole dargli una seconda possibilità. Si prevede che non dovrebbe più ricadere in quella condotta illecita e quindi gli si dà la possibilità di non eseguire appunto la pena. La lunghezza del processo dipende da una serie di fattori, primo fra tutti la assoluta mancanza dei mezzi necessari per amministrare la giustizia in tempi brevi. Ci mancano i mezzi, ci manca innanzitutto il personale amministrativo, che è la forma ed è la cosa più importante
per un giudice per poter vedere effettivamente andare avanti il proprio lavoro. Se io oggi deposito una sentenza, ma questa sentenza non viene pubblicata perché il cancelliere non può pubblicarla perché non ha tempo, la mia sentenza è carta straccia. La legalità si garantisce non soltanto denunciando chi commette reati, ma anche chi comunque va a calpestare la libertà di ciascuno di noi. Io lo dico sempre quando vado nelle scuole: legalità non significa dover denunciare il ladro, ma legalità significa anche non accettare che un compagno copi, perché la copiatura va a danno di chi non copia, e già di qua cominciamo a subire le prime ingiustizie dalla scuola. Il primo ambiente dove noi conosciamo il concetto di ingiustizia è proprio la scuola. È da lì che si deve partire per creare il concetto di legalità, che così facendo maturerà in ciascuno di noi e maturerà e crescerà crescendo nell'età e quindi nelle esperienze e nelle altre realtà che andremo ad affrontare e con cui ci dovremo confrontare. E allora il problema del testimone che ha paura non si porrebbe neanche più. E devo dire che la mia esperienza nel rapporto con la stampa nel caso di Cogne è stata assolutamente negativa, nel senso che ritengo che la stampa non dovrebbe mai fare spettacolarizzazione del processo, e purtroppo con Cogne invece abbiamo assistito alla spettacolarizzazione di quella indagine poi del processo. E soprattutto è iniziata una china che poi è andata avanti ed è andata sempre peggio, a mio parere. Gli organi, in realtà la stampa dovrebbe limitarsi a dare le notizie che sono necessarie per garantire e soddisfare l'interesse pubblico alla conoscenza di determinati fatti che hanno comunque importanza e quindi informare, ma non, diciamo così, dare una cattiva informazione. In conclusione, l'esperienza della giornalista di Ostia Federica Angeli, sempre durante l'incontro a Cesena, e da seguire l'intervista di Anna Mastrantuono. Il primo problema di non riconoscere la mafia e non darle un nome. Quella romana non ha un nome. Cosa insegnano le vostre mamme a voi appena, insomma, quando siete piccoli e cominciate a parlare? Voglio un bicchiere di acqua, quindi il bicchiere, questo tu lo puoi riconoscere e distinguere da una tazzina. La mafia romana non ha un nome, questo significa che non si vuole dare un nome alla mafia romana, ed è un grande problema culturale, perché se tu non riconosci una cosa vuol dire che non esiste. Ho cominciato a accendere i riflettori anche sui social. Molte persone, vedendo che una persona normalissima come me, una madre di tre figli, quindi non un supereroe che fa la piroetta e vola e c'ha i poteri, quindi una persona normale, hanno iniziato a contattarmi e dire: ma come possiamo fare? Questi ci vengono a chiedere il pizzo. Hanno iniziato a denunciare. Beh, questa per me è stata la più grande soddisfazione, per cui l'esempio di non aver paura, la tua esperienza può rompere quel muro di omertà, perché se ci contiamo siamo molti di più noi quelli per bene, come sottolineava lei, rispetto a loro, capito? Se io sono sotto scorta è perché la gente ha tirato giù la tapparella e sono unica testimone oculare contro un clan che nessuno per 40 anni ha mai denunciato. Adesso, dopo questa inchiesta, e questa è la mia più grande soddisfazione, ragazzi, i commercianti si rivolgono anche a me e io gli do tutto il mio sostegno, cominciano a denunciare il pagamento del pizzo. Questa è la vera rivoluzione. Siamo giunti al termine della prima edizione del nostro videogiornale. Se per voi è stato uno spunto di riflessione, vi invitiamo a condividerlo. E vi invitiamo a seguirci sul nostro sito lanuovacorrente.it e su tutti i nostri social. A presto!